sorpresa. Non pensavo che fosse così. No? E cosa credevi fosse? Un appuntamento al buio? Intanto non mi aspettavo in luce accesa. Comunque mi affido a te, visto che sei un'esperta. Allora, che si fa adesso? Fatti venire un'idea, accidenti. Una parola, mia cara. Che ci fai qui? Di solito non pranzi con i pazienti in coma. Oggi ho scelto lo stato vegetativo, molto più socievole. Gabe, raccontagli di quegli sherpa con cui ti sei fatto di acido nella cattedrale di St. Patrick. Mi hai sfilato il ricettario e hai anche falsificato la mia firma. Che hai detto alla polizia? Una balla. Ti avrebbero dato 10 anni dopo averti radiato dall'albo. Bravo, tutto a posto allora. Io ho mentito alla polizia. Non c'è nessuna prova che io abbia ottenuto o venduto le pillole illegalmente. E nessuno può dire che hai mentito, quindi fine del gioco. Cioè, Tritter sta proprio giocando. Vuole solo capire le tue mosse e poi se ne va. L'importante è continuare a prescrivermi la stessa dose di Vicodin, così non sospetta. Ecco, finalmente adesso è tutto chiaro. Mi hai costretto a raccontare balle alla polizia in modo da poterti garantire la tua dose giornaliera. Volevo pranzare da mio padre, ma ho sbagliato a non prenotare. Il dottor House stava giusto mangiando il suo sandwich. Non c'è problema. Dopo 10 anni mangiare davanti a 2 medici per me è normale. Che cosa fai? Io niente. Tu invece? Patatine? Vuoi vedere una cosa forte? Ti ho guardato uscire dall'ospedale martedì. Urtavi le persone che camminavano, ma non avevi problemi ad aprire le porte. Si chiama akinetopsia. Non si vedono gli oggetti in movimento, ma siccome non sei già morto sotto un autobus, in te forse è intermittente e accompagnata da convulsioni che pensavo di scatenare accendendo e spegnendo. Che meraviglia di famiglia!